Parte la tua straordinaria bellezza, ma perché il pubblico dovrebbe venire a vederti? Prova a convincerlo. Ma guarda, io non lo so, io dico sempre che devo lasciare al pubblico la palla, nel senso non è che posso convincerli di venirmi a vedere, è anche sempre difficile, no? Sei cattivo. È uno spettacolo, io racconto in questo spettacolo cose che riguarda tantissime altre mamme, io sono mamma, sono una donna, ho tante sfaccettature come tutte le donne e io le racconto, racconto quello che mi riguarda e che alla fine comunque mi accomuna a tutte le altre donne e a tutte le altre persone, per cui forse è per questo. Le mancava solo il teatro dopo tanta TV e cinema. Michelle Hunziker si racconta in uno spettacolo che la porterà in tournée in tutta Italia. Debutto al Politeama genovese il 15 ottobre, poi tra le altre Firenze, Trieste, Reggio Emilia, Brescia, Bologna, fino allo Smeraldo di Milano a dicembre. Lo spettacolo, che ha la regia di Giampiero Solari, le musiche di Leonardo De Amicis, i testi principalmente di Riccardo Cassini, si intitola Mi scappa da ridere, condizione nella quale la bella Michelle si è trovata spesso anche quando non avrebbe dovuto. Scappava da ridere nei momenti più impensabili. Anche un giorno, racconto questo aneddoto pazzesco, mi ricordo Pippo Baudo mi chiamò per fare la festa del disco, una trasmissione di tantissimi anni fa, io avevo veramente tipo 18-19 anni, completamente impaurita, inesperta, eccetera, e lui, che credeva molto in me, mi disse: questi cantanti li devi presentare, tu li devi presentare. Allora nel camerino arrivo a Amedeo Minghi e mi disse: senti, mi raccomando, chiamami cioè Amedeo Minghi. E io: certo, ho cominciato a sudare, ho detto: oddio, ma se lo sbaglio cosa succede? Puntualmente l'ho chiamato Amedeo Minghi, lui si è arrabbiato a dei livelli che tu neanche ti immagini, e io, mentre lui mi faceva il cazziatone per questa cosa, mi scappava così tanto da ridere, dicevo: ma perché lui si arrabbia così tanto perché ho sbagliato una vocale? Hai un po' di paura, un po' di quella sana emozione? A dire un po' di paura è veramente poco. Cioè, quando io ho fatto le prove col pubblico di questo spettacolo lì a Senigallia, prima di uscire, ma proprio veramente 30 secondi, ho detto: ma perché lo sto facendo? Ma perché io mi devo mettere in uno stato di tale paura e ansia? E invece poi è esattamente questa grande emozione, questa adrenalina che è troppo bella.